Partita? Sì, tra poco. Eccoci qua. Siamo qua. Aspettate. Ci mettiamo Eccoci belli qua. dritti così. Buonasera. Buonasera, un altro gameplay di Ready Action. È il primo di quest'anno. Dai, la inauguriamo così. Io mi sono già messo in modalità Ruski. Tanti auguri a tutti, innanzitutto, eh. Sì, Buon sì. anno Tanti e auguri, Leo. adesso ci vedete con questo gioco, come definirlo? Psicopatico, non c'è altra definizione È adatta. un gioco assurdo, però veramente è un gioco fatto bene, un platform con una grafica accattivante. Si chiama Mother Russia Blitz. Io adoro i russi, adoro la vodka. Ma questo gioco è proprio deranged perché prima ci stavano lanciando delle siringhe, delle tossiche, quindi è solo un assaggino così, perché noi premiamo start e proviamo questo livello. Potete scegliere fra quattro personaggi. Noi abbiamo scelto i due più forti, Sì. ovviamente a scapito della velocità, Eccoli però qua. siamo cafoni. Sì. Abbiamo Ivan, sono Boris. E io. io sono Boris. Ivan è quello più grosso. Sì. Vedete, può fare, insomma, la Sì, storia vabbè, la ci storia interessa noi la saltiamo un relativamente. po'. Non è la cosa importante, questo No. è come film porno, La qui con le mazzate storia è importante. solamente. Ecco, le mazzate qui in questo gioco ce ne sono tante e il gioco è difficile perché l'intelligenza artificiale, vedete, parerà ogni attacco, insomma è complicato, bisogna cambiare stile di combattimento e adattarsi alla situazione. Nel frattempo vi diciamo pure che c'è la possibilità di picchiarli da terra e spaccargli il cranio perché, cioè, siamo russi, siamo cattivi. Nonché entrare in questa Andazzare modalità Berserk. Berserk, in cui con un solo agganciamento li spacchiamo a metà e ci piace tanto, sarà la cafonata top. Il gioco è fantastico, si può giocare sia alla campagna che in una modalità arena con nemici che arriveranno ad ondate. Cosa ancora più interessante è proprio la modalità di ricarica dell'energia. E per entrare in questa modalità, perché vedete, noterete delle persone che spasmano a terra, bisogna siringarle e caricare questo schifo che si chiama necro che ci darà l'energia. Potete anche aiutare i vostri amici. Ti ringrazio, ero Prego. proprio in debito di Vedi? energia. Me ne ero Ho accorto. preso un bel po' di mazzate, però ne sto uccidendo tantissimi. Ecco, io ti aiuto ancora. Oh, un tizio che spasma. Eccolo, si Vedete fa. che modo barbaro di recuperare energia. Però funzionale. Il gioco è divertentissimo per questo. Ed è di una violenza veramente inaudita. Ma mi hanno fermato la capata in No, bocca. io li spacco a metà. Come è giusto che sia. Penso che abbiamo fatto il no. Jesus! Siete più forti di quello che mi aspettassi. Gli piaciamo. Bravo, Caro mio bravo. Chom, qua c'è scritto stop, secondo me. Vabbè, noi andiamo avanti. Xoto. A me piace troppo questo logo perché si possono prendere qualsiasi tipo di armi. Fra l'altro, noi prima ci siamo trovati a combattere con dei cessi e siamo in un treno. Questa è la Vesuviana 3.0, secondo me. Piena di gente, ovviamente. Questo cartello lo vedo potenzialmente utile. Però noi siamo scomparsi perché. Ah no, ci Ci siamo. siamo, ci siamo. Ah ecco, no, ci eravamo sottoposti. Vabbè, non Vabbè. era una cosa No, cattiva. no, no, dobbiamo uscire. Eccoci qua, nella Vesuviana 3.0, come dicevamo. C'è quello che suona pure la fisarmonica, è proprio. E vi chiede la mancia, E ma viene noi la siamo mancia. cattivi, Esatto. vogliamo liberare la Vesuviana da questi tossici e questi abusivi. E quindi in questa Vesuviana russa. A Mi hanno te ti hanno lanciato la lanciato la fisarmonica fisarmonica, appresso. mentre la tossica ci lancia le siringhe. Va E arriva il bene. capo stazione, il controllore, ecco. Cosa succede sul mio treno? Ecco, si aggiunge anche lui alla festa. Mentre io. E io uso la fisarmonica come E io gli spacco il cranio. Così. Ecco, lui uccide le persone con fisarmonica. Io gli tiro delle testate inaudite. Ecco, questo è arrivato.
si è trovato in un matrimonio di papere. E spasma anche. Io sto per morire, sai. Mi devo pungere. Anche io mi devo pungere. A me si punge proprio nel cranio. È uno psicopatico. Uno dei personaggi migliori che apre le porte a cazzotti. Perché non hanno l'uso del pollice. No. Assolutamente no. Questo sia un matrimonio di paccheri alla russa con sgabello. I colpi si caricano anche, come potete vedere. E vedete, una cosa fantastica, sia da terra che così alzati. Però le armi si deteriorano e si... Oh, si sparano il peperoncino, mio caro Chom. Diventi verde. Sì, diventi verde. No. Ma lo uccidiamo. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. No, è ancora vivo quest'ui. Basta. Vieni qua. Ancora. Possiamo anche lanciare i personaggi così, i nemici, in alto e fare delle altre combo. Bisogna essere creativi in questo gioco. Usare un martellone, come sta facendo il buon Chom. Lo sgabello. Oh, no, uno sgabello, scusa. Per spaccare il cranio. A tanta gente contemporaneamente. E poveri ragazzuoli qui. Che poi la difficoltà principale è l'essere uno contro tanti. Eh sì. C'è uno che spasma, lo usiamo. Bisogna fare sempre questo giochetto del... Ecco, io qui. Aspetta, ma ti carico un po' di energia. Bisogna cooperare tanto in questo gioco, altrimenti non andate avanti. Ma qui c'è una sorpresa, perché mi ricordavo bene, c'è l'amico Motosega. L'amico Motosega, insomma, non si ferma, bensì li squarta, vedi? Pop. Basta un colpettino. E muoiono a te. No, non si ferma mai. E qui potete godere la crudezza di questo gioco, perché è veramente violentissimo. Un picchiaduro old school, fra l'altro. Cioè, era da parecchio che non c'era un gioco così. Ma anche da terra, non dimenticate. Potete farlo anche da terra, questa pratica infame. Però così non sono... resta nessuno che spasma. Sì, ma... Perché gli sfracelliamo il cranio. Perché quando sfracellate il cranio a qualcuno, questo non può darvi energia, visto che l'avete sfracellato. Sì. Io sto morendo. Però io mi sto divertentissimo. Sarà finito l'effetto, ecco, è finita. Il nostro Motosega, e si riparte con cazzotti e calci. Questo io curo anche il buon Chom. Mi stanno picchiando. Ma lì c'è sta succedendo qualcosa, perché non capisco. C'è un botto di gente. Si picchiano fra di loro anche, perché è una guerra fra bande, da quello che ho capito. Perché quelli sono i poliziotti, diciamo. Sì. Mentre noi siamo contro i poliziotti e contro i... Ovviamente. I lanciatori di siringhe, e questa persona qua che siamo tutti. C'è anche il peperoncino. Lanciatori di siringhe, era bello. È una Russia che sanguina, in realtà. Sì, mi è piaciuto tanto. L'apri tu o apro io? Vabbè, apri tu. Ti è piaciuto anche questa apertura. Apriamo. La violenza. This is Dispatch, è una radio, è lui. Tu stai un po' soffrendo, però... Non ho energia. Non ho energia, ma c'hai un Motosega, che... Forse anche però è morto. È finito il Motosega. Io ho preso la radio, e li picchio con la radio, perché mi sembra giusto. Forse serve questa radio, sai? Dovremmo conservarcela. E il gioco è infame, perché... vi farà morire più e più volte. Ecco, This is Dispatch, abbiamo fallito, mio caro. Perché? Oh, no. Sì, abbiamo fallito perché dobbiamo mantenere la radio. Dobbiamo mantenere la radio. Capito? Non devono fermare il treno. Abbiamo generato. Sì. La radio? Ce l'ho io. La sto usando per malmenarli. C'è qualcuno che non voleva saperne di morire. Tipo questi. Sì.
ma credo che ora abbiano avuto una lezione. Come puoi vedere, li stiamo picchiando. Oh, spasmano qui, però quando perdete il gioco vi vuole bene e vi ricarica sia l'energia che lo, cioè insomma la siringa verde per ricaricarvi e andare in Berserk. Per esempio in Berserk io ci andrei quasi adesso. Interstizio. Che queste persone parano troppo, ai picchiano in modo brutale. Due con un colpo. Guarda quanto fa. Però con il cazzottone potente vanno a terra. Capi? Tipo così. E li puoi picchiare. A crudo. Una volta che è terra, lo malmeni. Ah, spasmata, no, non ce ne siamo accorti. Ah, io sono pieno. Ah, ecco perché non andava. I ragazzoli hanno una visione. Vabbè, loro sono proprio... Aspetta, nel frattempo siamo riscomparsi. Anche loro, vedete, infatti non è un caso che questi vadano a girare. Adesso parlano con uno scheletro. E io gli ho detto, vomitano. Ho detto, uscite fuori dalla mente. E all'improvviso c'è Alberto Angela. Con un cappellino di Alberto Angela. Alberto Woski. E lui ci dice, tutto a posto ragazzi, dopo che... Insomma, ci stiamo facendo un viaggio in una vesuviana dove dormono persone e cani. Giusto così. Uno scenario comune, insomma. Piena di tossici e di poliziotti, tra l'altro. Sicurissima la vesuviana. Perché non farsi un giro anche sul tetto? E qui arrivano i gendarmi che faranno la stessa fine. Però non ci lasciano le armi questi. Sono cattivi. Potete anche prendere fucili... Sole, insomma, cioè per tutti i gusti. Noi continuiamo a picchiare. Oh, mi stanno picchiando. Io brutalizzo qualcun altro. Questo agganciamento a terra è simpatico, vedi? Devi. Tac. Corsa e prendo. Ok. Questi qua sono una palla perché sparano anche all'improvviso. Un colpo in questo gioco vi ammazza o quasi. Ecco, attenzione. C'è la morte veramente dietro ogni angolo. Ma noi la prendiamo a testate. Bene così. Ce ne sono ancora. Sì, adesso basta. Mi sono un po' scocciato. E anche la tossica è esagerata, eh. Esagerato. No, è bene così, bene. Cioè, adesso ne arriveranno. Eccoli qua. Te li sei chiamati. Però voglio. Au! Mi sono fatto male. Ah, cazzo. Ci sono anche granate, eh! La granata fa questo effetto splatter. Violenti scappa. No. Ecco, vedi, sei andato a finire nella granatuccia, io ti curo. Vedi, c'è quella... in questo momento, sì. Ah. È scoppiato proprio vicino a me. Scappa. No! Wow, che brutta cosa. Ecco. Siamo... Come vi ho detto, il computer è cattivo. Un po' cattivo. Vabbè, questa è una bella combo. Lanciarmi sulla granata che esplode. Però noi cominciamo da qua. Almeno questo. La granata è di uno splatter incredibile, eh? Sì. Bravi. Tutti i giochi così dovrebbero essere. Pam! Attenzione! Però ci sparano addosso. Ma io la posso prendere? Ah sì, la posso prendere. Gliela posso anche lanciare addosso. No, oh, scappa. Ah. Esplodono in mille pezzi perché...
Le musichette, tra l'altro, di questo gioco sono fantastiche. Un tecno russo, direi. Bastardi, dovete morire tutti! Questo ha avuto la sua punizione. Sto cercando di fare una combo, ma non ci riesco. Cioè, praticamente posso anche prendere le persone al volo, in alto, in aria. Possono fare le combo aeree. Non ci riesco, perché forse si muove il treno. Questa cosa è reale, mi piace. Entriamo in una galleria. Potete anche evitare di fare quelle fatality che facevo io prima, perché... Poi non è morto. Vi durerà, sì, vi durerà di più. Ah, ecco perché cadiamo. Che c'è? Perché arrivano i cartelli e noi non li vediamo. Vedi? Dovremmo saltarli, ma noi non li vediamo. Io non lo riesco a vedere sempre. No, io non ho ancora capito che c'è nel cartello. Te l'ho dovuto dire. Ecco, però Angela che arriva sul tetto, sempre dopo le mani fatte. Se ne lava sempre le mani. Un amicone lui. Alberto, ciao, lo salutiamo tra l'altro. Siamo ripartiti. Riparte nella metropolitana. Noi siamo fuori da galleria. Ok. Questi simpaticoni non smettono di apparire. Ed è tornato l'amico granatiere, perché mi sembra giusto. Qui si spasma. Mi ha sparato addosso. Ti spacco in due. No, ci stanno sparando di tutto addosso. Non andare di là, c'è una granata. Forse conviene pure lanciarli tipo... oh mio Dio. Lanciarli sulle granate che arrivano. Questi esplodono tra poco, guarda. No. Non so cosa ho fatto, ma mi è piaciuto tanto. È un'atmosfera decisamente surreale. Però è fighissimo, cioè è ambientato in maniera stupenda. Riusciamo a uccidere questi. Bravo. Ne ho fatti fuori due con un colpo su. Ah, dai. Il teppista, ecco. Mi manco, ecco il termine che non trovavo prima. I tossici e i teppisti. Le tossiche e i teppisti, ecco. ma questi qua con i fucilazzi, oh, ci sparano. Eccolo qua, ci sono riuscito, hai visto? Buono, mi hanno ucciso mentre quello stava... Vai. Oh, maledetto. Ma guarda per quanto non ho preso la tacchetta di energia. Brutta storia. Ah, sono ancora vivi tra l'altro. Basta. Tossica. Oh, la tossica spasma. Però si è fermato, perché... No. Sì. No, dai. Si è fermato così. No, dai. Penso che abbiamo finito il livello, forse. Sì. No. No, ci ha fatto partire così con un nulla di energia. Ops. Vabbè, no, non è successo nulla. Ma io sono morto, però. Ah, tu sei morto. Ah, ma passano i treni da un lato e dall'altro. Aspetta. Ti vengo. Ecco, ti vengo a dire che sono morto anch'io. È vero. Qui c'è il treno con le cioè, questi treni sono di una
Ah, ok, ho capito come funziona. Guarda, tremano i binari e si muove questo giornale. Vedi, quando arriva e si muove il giornale, sai che sta arrivando il treno. E vedi? C'è qualcuno che ci guarda. Oh, non l'ho visto. Magari Sopra, 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 sopra. ce lo comunichiamo sopra e sotto, Sopra, tipo sopra. così, mo. Sopra, sopra. No, vai sotto. Sotto. Sono via. Al momento allora di menare le mani. Sotto. Sotto. Sì, vai tu sotto. Oh, a chi l'ha visto? Sopra, sopra. No, sotto. Sotto, 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 sotto. Ah, mi hanno brutalizzato in un angolo. Sta arrivando il treno, scappa. Splash. Grazie. Sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto. Aspetta. Questo non l'ho visto proprio. Nemmeno io. Ah no, io stavo a terra. Ne siamo morti entrambi un'altra volta. Questo guarda è difficilissimo. Partiamo di nuovo dall'inizio. Sì. È impietoso. Attenzione sopra. Importante. Anche perché questi nemici li vedo decisamente forti rispetto agli altri. Vai, vai. Sai che dobbiamo subito uscire da questi binari qua. Nemmeno tu l'hai visto proprio. No, scappa. Sotto, 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 sotto. Potevano morire. Qui c'è qualcuno che spasma. Scappa. Qua ti leva un sacco di energie. Sì. Vai, vai sopra. Vabbè, comunque si alternano sempre. Sì. Guarda quanti ce ne stanno. Sono andato pure io. Questo quadro è difficilotto. Questo quadro è abbastanza difficile, no? Scappa. Mamma mia. Bello. Ma ecco. Ti toglie più di un attacco. Sì, ti toglie un sacco. Giustamente un treno in faccia non dovrebbe nemmeno sopravvivere normalmente. Scappa, scappa. Ma se li tieni là fino alla fine, capito? Li fai spiaccicare. E questo se sono troppi e troppo resistenti per non dover puntare a questo effetto. Oddio, super azzippato. Grazie. Sì, conviene lanciarli a terra, esatto. Tu gli dai il calcione. Ma si sono rialzati. Sono usciti nuovi. Ecco, per esempio quelli sono morti. Lancia. Scappa, scappa, scappa. Morire? Sì. Ci vuole il calcino. Vedi, ci vuole sto calcio che li butta a terra. Dai, spasmo, sì.
mamma. Mi serviva una tanca, ragazzi. Ah! Dai, zitto, forse è finito. Questa tortura, sì. Che dici, un checkpoint questo? Sì, sì, sì. Perché vedo anche un uomo bizzarro. Alberto Angela che è tornato. Ehi, guarda! Questo c'hanno la visione notturna. Lancia... Anche le granate. Ci lancia le granate. Cioè, dobbiamo usare le granate accecanti contro questo tale. Mentre passano sempre i treni. Mi sembra giusto. No, dai. Mi sembra giustissimo. Ma poi hai visto quanto corre veloce? Ah, eccole qua, le granate accecanti. Non ci ho capito niente, mi hanno sparato, però l'ho accecato. Ah, ok, ok, ho capito. Dobbiamo farlo rimanere sui binari. Ah, ecco, accecarlo per farlo rimanere davanti al treno. Sì. Sì, sì. Il nostro Alberto, vedi? Da dietro ci lancia le granate. Grande Alberto. Vedi che fa? Si stona. Possiamo anche picchiarlo, eh. Quando si stona, sì. Tipo lo picchio proprio così. Scappa, scappa. Scappa. Scappa, scappa, scappa. No, sopra, sopra. Lasciamolo rimanere sopra. Ecco qua. Vedi? L'ho accrepato. Proprio a metà. Quanto è splatter. Ciao Alberto. Holy shit, we got him. Vabbè. Avete salvato la rivoluzione. Non so come ringraziarvi. Dobbiamo arrivare a Bratva. Non so dove dobbiamo arrivare. Dovrebbe essere un club, da quello che ho capito. Vabbè, comunque non ci interessa. Un nightclub. Noi andiamo avanti. Vi ricordiamo che la storia in realtà non ci interessa per nulla. Ecco, alla fine del livello vi dirà quante uccisioni avete fatto. Stavolta hai fatto più combo di me. Sì. Però io ho fatto più uccisioni di te. Sì, è vero. E noi andiamo a vedere questo nightclub. Però chiudiamo qui questo gameplay di Mother Russia Blitz. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lo trovate su Steam. E vale la pena veramente comprarlo. Adesso ci sono ancora strascichi di saldi e cose del genere. Quindi... No, devo dire la verità, è un gioco fatto molto bene, ben caratterizzato, una grafica mostruosa, una bella ambientazione. Vi ricordo che questo l'abbiamo giocato in 4K, la risoluzione era di 3008, quindi l'abbiamo giocato in pieno 4K. Anche se voi comunque lo vedrete in 720p, che è comunque alta definizione. Vabbè, non ve lo potete insomma vedere al meglio qualitativamente, però il gioco veramente merita, essendo anche un retro game. A noi ci piacciono i giochi con la grafica vecchiotta, siamo dei nostalgici. Vabbè. Grazie di tutto, al prossimo gameplay, ragazzi.